Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Lemmetti che ha illustrato questa variazione che diciamo, nasce grazie ai poteri che l'articolo 42 del TUEL, comma 4, dà alla Giunta. E ci tengo a precisare che su questa modalità c'è stata interlocuzione fra il sottoscritto in qualità di presidente della Commissione Bilancio e l'assessore Lemmetti per verificare se esistevano le possibilità, vista l'urgenza di alcuni provvedimenti che sono all'interno di alcuni finanziamenti che sono all'interno della delibera, per adottare eventualmente un iter diverso. Quindi io questo l'ho apprezzato moltissimo perché rappresenta un modo in cui la collaborazione fra quest'Aula, che per ciò che riguarda le fattispecie legate al bilancio ovviamente mi sento di rappresentare in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, e la Giunta ha permesso di trovare quella che è la soluzione migliore, la più veloce e quella che ha dato la possibilità quindi di soprattutto per ciò che riguarda i 3 milioni e 8 che abbiamo dato ai municipi, di fare fronte a delle esigenze che effettivamente erano diventate pressanti proprio perché era passato qualche giorno rispetto alla data del 30 settembre. Fra le altre cose, ci tengo a sottolineare che questo è un provvedimento che dimostra come la volontà di questa amministrazione di applicare il modus operandi del buon padre di famiglia vada proprio no, a tenere presente quelle che sono le esigenze prioritarie legate ai servizi dei cittadini e soprattutto alla possibilità che esiste, quando esiste, di risanare gli aspetti economico-finanziari di questo ente e soprattutto di non andare incontro a nuovo indebitamento. Quindi i 21 milioni di cui ha parlato l'assessore relativi alla vendita della quota di Aeroporti di Roma, che vanno nella direzione di non avvalersi per il finanziamento di opere, di mutui che rappresentano ovviamente poi un debito da dover onorare nei confronti degli istituti di credito, credo sia un punto di grande attenzione perché dimostra come si possa amministrare correttamente e coerentemente con determinati obiettivi che sono quelli del risparmio e del rispetto di tutti quelli che sono i vincoli che ci sono imposti dal piano di rientro, dal forte indebitamento che ha questo ente, proprio per andare un giorno a poter dire che effettivamente i conti di Roma Capitale sono definitivamente a posto. Noi stiamo percorrendo quella strada, credo che la stiamo percorrendo anche abbastanza velocemente, ne è dimostrazione, e credo di non andare fuori tema se parlo 2 secondi dei debiti fuori bilancio che in questo momento stiamo affrontando pesantemente, da una parte in questo provvedimento perché ci preoccupiamo degli accantonamenti e quindi la parola prudenza torna preponderante e forte, no? Nell'amministrazione, diciamo, tramite i provvedimenti legati alle variazioni di bilancio, ma dall'altra il continuo lavoro che stiamo facendo in commissione, in giunta, grazie al lavoro degli uffici che ringrazio sempre per la puntualità e il supporto che danno agli organi politici, proprio per andare a ridurre quel debito pesante, quel fardello che abbiamo trovato l'anno scorso, quando, sì, è l'anno scorso, non è un secolo, quindi è poco più di un anno che siamo qui, e poter dire di aver già riconosciuto circa 150 milioni di debiti fuori bilancio che erano stati contratti nelle amministrazioni precedenti, che hanno dato sollievo a cittadini e piccole imprese che aspettavano da tempo il riconoscimento di quanto dovuto per lavori che avevano fatto o per pendenze che avevano col comune a vario titolo, magari derivanti anche da contenziosi, fanno sì che il rapporto fra l'amministrazione e anche la cittadinanza, in termini legati alla parte, economica e alle finanze dell'amministrazione,
vadano verso una riconciliazione. Vale a dire, Roma ha centinaia di milioni, aveva centinaia di milioni di debiti fuori bilancio e quindi un rapporto, se vogliamo, inclinato nei confronti di cittadini e imprese. Noi con questo lavoro attento, certosino, domani so che ci saranno molti consigli nei municipi proprio per andare a esprimere parere su altri debiti fuori bilancio che arriveranno presto qui in aula per la ratifica e il riconoscimento dei debiti. Ecco, questo rientra tutto e quindi questa variazione è l'ennesimo tassello che va in questa direzione, rientrano in quell'opera attenta e che io credo poi verrà riconosciuta nel tempo in modo solido da chi anche controlla e poi certifica il lavoro che stiamo facendo e permetterà piano piano di uscire da questa situazione, o meglio da quella situazione che ha un po' bloccato l'attività dell'ente, perché quando ci sono dei muri alzati e degli impedimenti alzati dall'impossibilità di poter gestire delle somme per fare delle cose, lo dico in modo semplice, alla fine l'amministrazione va in stallo e si blocca. Credo che la macchina si sia rimessa in moto, adesso dobbiamo pensare alla fase di accelerazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere.